interessanti anche questi, sono stati due giorni più continuo. E chiamerei qui con me intanto, mentre attendiamo, un saluto le autorità, perché ricordiamo appunto abbiamo elencato tutte le autorità che ci hanno supportato e patrocinato la realizzazione di questo concorso, e chiamerei qui con me Paolo Bergamo, il nostro presidente, che però credo sia scappato di là per cercare di capire il verdetto, mentre lui sta cercando appunto di portarci il verdetto sul palco. Chiamerei qui con me l'assessore alla cultura, Mirko Bisesti, della provincia di Trento, l'assessore alla cultura del comune di Vergine Valsugana, Morgan Betti, e poi in rappresentanza della comunità di Valle Alta Valsugana Bersenthal, Mauro Stecchi. Grazie.
anche il saluto del presidente Andrea Fontanari. Quando ci è stato chiesto di dare patrocinio come comunità di Valle a questo evento, praticamente la decisione è scaturita nel giro di 10 minuti o meno, perché non si può assolutamente che sostenere un evento di questa portata. Perché alla cultura c'è l'assessore alla cultura, c'è il rappresentante, l'assessorato alla cultura della comunità di Valle e abbiamo l'assessore provinciale alla cultura, perché credo che abbiamo avuto una grandissima dimostrazione di come la cultura e la storia e l'arte possono essere fatte anche attraverso la musica. I canti che hanno presentato anche delle vicende storiche del XX secolo, vicende storiche che dobbiamo sempre imparare a mantenere vive, specialmente presso le giovani generazioni, per cui veramente complimenti a tutti voi, complimenti agli organizzatori e presentatori e complimenti anche al pubblico che ha tenuto duro, ma credo non sia stato un compito difficile data la piacevolezza dell'evento. Io mi fermo qui e grazie a tutti e buona serata. Mezz'oretta perché non c'era ancora il verdetto, ma ora ho visto arrivare il presidente Bergamo e penso che il verdetto sia arrivato, perciò voglio portarvi veramente un breve saluto, perché so che sono stati due giorni impegnativi quando abbiamo presentato la settimana scorsa con il presidente, la vicepresidente, con l'assessore alla cultura del comune il ritorno questa bellissima manifestazione. Eravamo veramente consapevoli che sarebbe stato un punto di partenza importante. In questi giorni il nostro territorio, da Pergine a Trento con il Trento Film Festival, sta vivendo veramente un momento importante di rilancio della cultura dopo sicuramente due anni difficili di limitazione, il quale so che anche i nostri cori hanno patito, ma sono ripartiti. Perciò io ringrazio veramente la federazione e tutti i cori presenti, tutti i cori che ci sono da fuori regione, perché per noi è un onore condividere la coralità, per noi è un onore condividere quella che per noi è una delle forme di cultura, ma voglio dire di arte più espressive che sentiamo più nostre del nostro territorio, e perciò grazie di essere qui con noi, di aver partecipato a questa manifestazione che vuole essere veramente un'espressione di bellezza, un'espressione di libertà, ma soprattutto un'espressione per noi, per chi abita e vive quotidianamente nella nostra terra, della nostra identità e veramente dei nostri valori e della nostra storia. Perciò grazie a tutto il pubblico, alla Cassa Rurale dell'Alta Valsugana, che so che ha veramente sostenuto questo evento, a tutti gli altri partner che sostengono la cultura, perché abbiamo bisogno, le istituzioni ci sono, la provincia autonoma di Trento ovviamente c'è, ma abbiamo sempre bisogno del contributo di tutti. Ma quando si fa per questo tipo di iniziative, penso che il risultato dopo sono i teatri pieni, che vuol dire cultura, ma vuol dire anche socialità, vuol dire unione, vuol dire forza. Perciò grazie veramente a voi ed ora vediamo se è arrivato il verdetto. Grazie. Non vorrei essere nella giuria, perché scegliere qualcuno è
Veniamo alla Giulia. Grazie a voi, grazie per l'occasione. Rimando.
Allora abbiamo un ex servo. Lo sbirciate, lo sbirciate. Abbiamo cercato, ma ok, quindi terzo classificato ex servo. Vediamo il. Coro, voci del Passo di Riso, la Vicentina. Il presidente del coro,
Sergio Salvini. Ah, ok, mi dicono che intanto venga qui con noi. Ecco, ringraziamo il coro Castelsad, che poi è stato il primo coro che ha ospitato il concorso Figarelli nelle prime tre edizioni, quindi che coro ideatore tra l'altro di questo concorso, quindi un applauso agli attori. Santilario di Rovereto.
abbiamo invece ora per l'ultimo premio speciale il vicepresidente di FENIARP, Carlo Perlese. Premio speciale FENIARP per il brano Ponte de Priula di Andrea Venturini va al coro del resto. Cara mamma, questa mia, mi vedite che duman i fascista portu via e un fusilum come in can. Si lo sa, sul robe nere, che un porlade lingera debbia meire par la faccia ad chissà chi
mamma, oh mamma mia, lo sai ben che il memeste alle culat fe la spia, in quest'ora ande a subire. Non è statuta, tu rin, contate, che fa su al canarin, al canarin, la libera spia, caie la banchia, sui parafanghi a scute, sui agratoni a subie, i culca fa la mala, l'usente porta pila. Martinet, sì, ma è meglio per qualcosa.